Oggi siamo nella Langa Morregalese, al confine tra i comuni di Vicoforte e di Mondovì. Vedete alle mie spalle il borgo antico di Mondovì Piazza. Parte la nostra puntata dedicata all'agricoltura biologica, che è alla base della produzione di un agriforno molto molto particolare, legato al territorio, alle tradizioni e alle antiche ricette. Una puntata da non perdere. Rimanete collegati perché ne vedremo delle belle, ma soprattutto delle buone. Buongiorno Big Family, buongiorno carissimi amici. Con l'antico borgo di Mondovì Piazza alle spalle, un po' più indietro, non so se riuscite a vederlo, il Monviso. Iniziamo così la nostra puntata, in cui parleremo di un'azienda, l'Agriforno Rosso Gentile di Vicoforte Mondovì, che da tanto tempo, da generazioni, porta avanti un concetto di coltivazione biologica che si trasforma poi in prodotti artigianali di qualità veramente superiore. Quello che vedete alle mie spalle è uno dei campi dove l'azienda che andremo a conoscere più nel dettaglio coltiva i cereali che saranno poi alla base della loro produzione di pane nel loro forno. Vedremo un forno antico, un forno a legna, come quello che si usava nelle antiche cascine di un tempo. Ma non soltanto pane, perché quando si ha a disposizione luoghi come questo, non si coltivano solo cereali, ma anche frutta, verdura, tutti prodotti biologici fatti ancora alla vecchia maniera, come si faceva un tempo, che vengono trasformati in prodotti finali veramente fantastici. Pane, ma anche pizze, focacce, biscotti, dolci, marmellate, succhi d'uva, insomma, ne vedremo veramente delle belle, ma come dico sempre, soprattutto delle buone. Quindi il nostro viaggio è appena iniziato, ma rimanete collegati perché ci sono ancora tante meraviglie, tutte da scoprire. Quella che vedete è segale, uno dei tanti cereali che vengono coltivati in questo e in molti altri campi, perché la produzione di Agriforno Rosso Gentile è molto molto ampia. Sì, noi coltiviamo diverse varietà di cereali, adesso qui nello specifico vediamo la segale e vediamo anche che stanno preparando il campo per la prossima semina, che andremo a fare appunto tra qualche giorno. La segale è un cereale che si semina fine settembre, inizio ottobre, mentre invece per il grano è un cereale che si potrà attendere ancora un paio di settimane, andare entro il mese, terminare le semine entro il mese di ottobre. Adesso questa segale montana, coltivata da noi lo scorso anno e dalla quale recuperiamo la granella che andrà di nuovo messa a dimora nel campo anche quest'anno. Le altre varietà, perché qua vedete uno solo dei nostri campi. Ci sono anche altri appezzamenti sui quali coltiviamo grano, farro di cocco. Nello specifico dei grani abbiamo, sempre parlando di varietà tradizionali, andremo a seminare un grano di nome Gentilrosso, un grano Frassinetto, un grano Autonomia, tutte varietà che abbiamo riscoperto e in essere parte della tradizione, quindi raccontare una tradizione presente sul territorio e che indubbiamente daranno poi un pane con degli aromi e dei gusti che tipici di questo territorio. Quindi il nostro prodotto partendo dal campo racconta proprio non racconta il territorio in sé, dove è nato, dove viene cresciuto e dove viene trasformato. Questo ci piace molto, perché questa azienda che stiamo conoscendo
valorizza non solo il territorio, quello che state vedendo, tra l'altro un territorio meraviglioso, ma anche le tradizioni che fanno parte di questo territorio. Antiche ricette, antiche coltivazioni, e vedremo tra pochissimo il risultato di tutto questo lavoro, e vi posso già anticipare che è un risultato veramente eccellente. Quella che vedete, carissimi amici, è una delle tante pannocchie dalle quali nascerà poi la farina che porterà poi nell'agriforno alla nascita del pane e di tante altre leccornie che poi con calma andremo a vedere. È quasi tempo di raccolta ormai. Guardate. Questo è il mais pignoletto, una delle varietà tradizionali del Piemonte. Di origine della cintura a nord di Torino, quindi Ivrea. Ha la caratteristica forma del chicco col becco, no? Questo piccolo uncino. È vero, guardate. E questo è un pignoletto rosso, ottimo per una farina di mais da polenta, assieme al mais sottofile, che invece è proprio tipico di qua e che abbiamo su un altro campo. E quindi prossimamente verrà raccolto, ormai a breve tempo, pochissimo, e successivamente porteremo al mulino per ricavare la farina. Un altro grande esempio di territorialità, abbiamo parlato di polenta, abbiamo parlato di farina, quindi più di questo veramente è difficile trovare. Ma andiamo avanti perché ci sono ancora molte altre cose da scoprire. Dal mondo dei cereali ci siamo spostati all'orto, l'orto vero e proprio. Quello che vedremo è un orto classico, come quello che facevano i nostri nonni, dove la natura incontra l'uomo, dove l'agricoltura si sposa perfettamente con il territorio e con l'ambiente circostante. Qui è proprio come si faceva nelle cascine di un tempo, una produzione biologica senza l'uso di diserbanti, senza l'uso di prodotti chimici. Il risultato saranno delle materie prime di altissima qualità, stagionali, che verranno poi utilizzate nell'agriforno. Ma adesso andiamo a conoscerle un pochino più nel dettaglio. Qui ogni periodo dell'anno, ogni stagione è diversa, i colori cambiano in base allo scorrere del tempo, allo scorrere dei mesi, come è giusto che sia. Come vedete però una particolarità è che c'è verde ovunque. C'è il verde delle verdure che sono state coltivate, ma c'è anche il verde dell'erba, che ad un primo sguardo poco attento potrebbe indicare che magari non è stato fatto un lavoro con grande attenzione. E invece no, l'attenzione è stata usata, e come? Perché quest'erba è molto importante, perché innanzitutto ci dice che qui non vengono utilizzati diserbanti, non vengono utilizzati prodotti chimici. Di conseguenza la verdura che verrà a crescere, la frutta che vedremo anche, crescono con grande naturalezza, all'insegna proprio del rispetto dell'ambiente, del territorio, ma di conseguenza, che è poi l'aspetto ancora più importante, nel rispetto della bontà, della genuinità, che poi si tradurrà in materie prime eccezionali che verranno poi utilizzate per tutta quella che è la produzione dell'agriforno rosso gentile. Vi faccio ancora vedere, vi faccio dare proprio uno sguardo completo a tutto questo mondo, perché vuole essere un'immagine che deve essere molto molto chiara. Tutto questo è una riscoperta delle culture che usavano i nostri antenati. Poi a un certo punto si è un po' perso tutto questo e i risultati purtroppo li abbiamo visti. Ora si ritorna un pochettino alle origini, e questo ritorno alle origini è molto importante. Ripeto, agriforno, quindi rosso gentile qui a Bicoforte, con tutte le sue coltivazioni, con tutti i suoi campi, con tutti i suoi orti, come quello che stiamo vedendo, è sinonimo di
tradizione, di amore per il territorio, di rispetto e tutela per l'ambiente, di salvaguardia di questo territorio e dell'ambiente stesso. Insomma, una grande azienda d'eccellenza. Ora ci spostiamo dall'orto, dai campi, andiamo proprio in laboratorio dove tutta questa meraviglia, dove tutte queste coltivazioni si trasformano e si traducono in prodotti altrettanto d'eccellenza. Siamo qui con Stefano, un altro dei titolari di questa azienda. Ciao Stefano, che ha dei pomodori meravigliosi in mano. Guardate che spettacolo, carissimi amici. E adesso ci racconterà un pochino nel dettaglio come nasce tutta questa produzione, da dove si parte. Raccontami un po' la storia di questa azienda. Allora, dunque, la storia della parte dell'orto di questa azienda è... viene un po' dall'esperienza che abbiamo noi, come i nostri genitori e nonni, ecco, quindi portiamo avanti un discorso che è un pochino più vecchio. Lo facciamo andando a recuperare delle sementi antiche, ecco, perlomeno non troppo giovani. Cerchiamo di andare un pochino indietro, sperando di trovare qualcosa di un po' resistente alle malattie che adesso si stanno diffondendo in maniera sempre più capillare. Questi, per esempio, sono dei pomodori. Sono di fine stagione, quindi sono un po' martoriati dalle cimici, eccetera, però per esempio questa è una pianta che ha resistito molto bene alla peronospora, non ha preso malattie particolari, quindi è un seme sicuramente da portare avanti e mantenere. E come questo abbiamo una selezione di vari tipi di pomodori, pomodorini e altre piante. Oltre a queste qua, che sono, diciamo, le classiche orticole o piante da orto, prendiamo, recuperiamo e moltiplichiamo anche semi di piante che vengono considerate normalmente infestanti o comunque malerbe, che invece sono commestibili, hanno delle proprietà particolari e sono molto utili all'uomo e all'alimentazione umana in generale. Quindi l'idea di portarsi avanti dei semi per anni, di adattare alcune qualità al posto, al terreno e a questo clima qua, è uno dei principi che ci interessa portare avanti. Un recupero quindi non solo a livello di aziendale, di produzione, ma anche proprio un recupero ambientale. In questo modo si tutela e si valorizza non solo il territorio, non solo la coltivazione vera e propria, ma anche l'intero ambiente, l'intero ecosistema che c'è in questi territori meravigliosi. Siamo arrivati nel centro storico di Vicoforte, un antico borgo medievale, tra l'altro molto molto carino, che vi invito a visitare. Quello che vedete alle mie spalle è il laboratorio, nonché la bottega del Agriforno Rosso Gentile. Adesso andremo al suo interno per conoscere meglio la loro produzione e le tante eccellenze che nascono dal loro duro lavoro. Insomma, la puntata avrà ancora tante sorprese, tante meraviglie, tutte da scoprire. Andiamo all'Agriforno Rosso Gentile. Siamo entrati all'interno dell'Agriforno Rosso Gentile. Come potete già intravedere alle mie spalle, qui si trovano veramente tantissime eccellenze che rappresentano al meglio questa azienda, ma anche e soprattutto questo territorio. Adesso le andremo a scoprire un po' più nel dettaglio, ma vi posso già anticipare che qui l'atmosfera è proprio come quella che si respirava nelle cascine di un tempo, nelle antiche case contadine, e questo ci piace veramente tanto, perché si respirano tradizioni, si respira territorio. E è arrivato il momento di andare a scoprire un po' più nel dettaglio tutte queste meraviglie. Alla base di tutta la produzione ci vuole un lievito madre, e questo mi sembra molto particolare. Perché è così particolare? Questo è il nostro lievito madre, lievito madre liquido per la precisione. Sostanzialmente è un impasto di acqua e farina, che ha una consistenza molto morbida e un profumo che ricorda lo yogurt, una leggera acidità. Verissimo, voi da casa purtroppo non potete sentirlo, ma effettivamente è proprio così. Con un
pasto che attraverso tempo e temperatura raggiunge una fermentazione, sviluppa i famosi enzimi e le colture batteriche che serviranno a fare lievitare e fermentare l'impasto definitivo di pane, di acqua, farina che formerà il pane. E questo è proprio un po', è proprio, si può dire, il cuore di quello il che il cuore è di tutta l'azienda sostanzialmente, perché da questo composto che sembra semplicissimo nascerà tutto quanto, e adesso vedremo anche cosa. E vediamo come nascono quindi le produzioni prettamente artigianali che troviamo qui al Agriforno Rosso Gentile. Come vedete, la lavorazione è fatta ancora manualmente, anzi direi totalmente manualmente. Si parte da queste pagnotte, possiamo dire, che hanno già quasi una forma, sono già lievitate, vengono lavorate ancora artigianalmente a mano, come state vedendo, dal maestro panettiere, ed infine vengono depositate, vengono adagiate su queste ceste che andranno a dare poi la forma tipica della pagnotta che vedremo poi successivamente. Dopo questo passaggio ancora un po' di lievitazione e poi saranno pronte per il forno rigidamente a legna. Quello che vedete, carissimi amici, è un antico forno a legna, come quelle che si usavano nei tempi passati, nelle antiche cascine, come usavano le nostre nonne. Pensate, si alimenta a legna, ma anche con i gusci di nocciola, un altro prodotto tipico di queste terre, di cui questa azienda ha diverse piantagioni, diverse coltivazioni, il tutto quindi per garantire una temperatura costante che aiuterà il nostro pane a cuocere nel modo più indicato, più preciso, più allineato, ma anche allo stesso tempo per dare una fragranza particolare. Anche la produzione dei grissini, altro prodotto tipico di questo territorio, avviene rigidamente a mano, stirati come si faceva un tempo, come si faceva nelle cascine di una volta, nei forni di una volta, perché Agriforno Rosso Gentile è ancora un forno alla vecchia maniera, un forno della tradizione. Siamo qui in compagnia di Enrico, uno dei titolari dell'Agriforno Rosso Gentile. Ciao Enrico, intanto. Ciao. Che ha in mano tutti questi grani, tutte queste tipologie di grano molto differenti l'una dalle altre, tutte di produzione propria, vero? Certamente, sono tutte varietà che si rifanno alla tradizione locale. Questi sono un campionario di quello che avevamo in campo quest'estate, che ormai abbiamo trebbiato, e abbiamo dalla Segale Montana, il Gentil Rosso, il Frassineto, l'Autonomia. Gentil Rosso, da quale prende il nome la vostra azienda? Il nome Rosso Gentile, il Faro Monococco, il Verna, e queste sono tutte, noi ci teniamo molto a farle vedere perché è da qui che parte quello che produciamo. E quindi abbiamo sempre a disposizione pronto da far vedere cosa avevamo in campo, e uno sa che dai famosi metri quadri, 9 metri quadri di campo nasce una pagnotta. Esatto, vediamo proprio il prima e il dopo, questo è come si presenta prima nei campi dove viene coltivato, dove viene prodotto proprio da questa azienda, e là in fondo, come vedete, è il dopo, il risultato. Anche in questo caso tutto fatto da questa azienda. Grazie mille Enrico. Iniziamo la nostra rassegna con una prima carrellata di quello che si può trovare in questa azienda. Come vedete non ci sono solo prodotti da forno, perché il bello di questo tipo di attività, di questo agriforno, è che c'è veramente tutto ciò che la terra, tutto ciò che il territorio può mettere a disposizione. Ad esempio abbiamo questi succhi d'uva, una particolarità, una cosa molto legata a questo
questa zona, a questo territorio. E non soltanto, iniziamo a dare un'occhiata ad esempio a questi biscotti che possono essere sicuramente uno dei cavalli di battaglia. Si accompagnano molto bene ad esempio con le confetture. Guardate che meraviglia questa confettura arancia e peperoncino, una vera sfiziosità. Ma non soltanto, perché dal dolce si può passare al salato. Ad esempio abbiamo la focaccia tostata, un ottimo snack naturale, fatto ancora come vuole la tradizione. Insomma, una grande carrellata di grandi prodotti di ogni tipo, per andare ad accontentare ogni palato, ogni esigenza. Ma è solo l'inizio, c'è ancora molto altro da scoprire. Ed ecco il protagonista della nostra puntata, il protagonista qui all'Agriforno Rosso Gentile, ovvero il pane. Lo abbiamo visto nascere, lo abbiamo visto lievitare, cuocere all'interno di un antico forno a legna. E questo è il risultato. Come vedete, la varietà è molto ampia, si va dal tradizionale a quello integrale, a quello ai cereali, ce n'è veramente di ogni. Ma la caratteristica che unisce tutte queste tipologie di pane è che tutto parte da materie prime selezionate, da materie prime biologiche, da materie prime coltivate da questa azienda. Non solo pane, carissimi amici, ecco l'angolo delle leccornie. Non possono mancare le focacce, le pizze. Ad esempio quella che vedete, guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Adesso andremo a conoscerla un po' più nel dettaglio. Tutte quelle verdure, le cipolle, i pomodorini, tutto viene coltivato da questa azienda, tutto viene coltivato da Rosso Gentile. Insomma, la qualità è sicuramente più che garantita. E guardiamola un po' più da vicino, carissimi amici, guardate che spettacolo, guardate questa focaccia, che meraviglia di colori e non immaginate la meraviglia anche di sapori. E poi tutti i prodotti legati alla stagione, oltre che a questo territorio, ad esempio c'è la zucca in questo periodo, se venite d'estate ci saranno altre tipologie di produzioni, perché ovviamente un'azienda agricola che lavora e coltiva ancora alla maniera più nobile, alla maniera più antica il proprio lavoro, sicuramente si deve basare anche alle stagioni. Non solo abbiamo visto salato, abbiamo visto pizza, abbiamo visto focacce, ma ci sono anche i croissant, perché anche i dolci ovviamente vogliono la loro parte. Guardate che meraviglia e non immaginate il profumo che sto sentendo io in questo momento. Il nostro viaggio alla ricerca delle eccellenze dei territori dall'Agriforno Rosso Gentile di Vicoforte per il momento finisce qui. Abbiamo visto un'altra grande azienda d'eccellenza, un'azienda che valorizza il proprio territorio, partendo proprio dalle materie prime che lo stesso mette a disposizione, partendo dalla campagna, dai campi, dai cereali che nascono sulle colline del Monregalese, ma anche a tanti piccoli frutti e tanta verdura coltivate ancora alla vecchia maniera, con il metodo tradizionale, come facevano i nostri nonni, ma allo stesso tempo guardando al futuro, con un pizzico di innovazione che non guasta mai. Il risultato, beh, lo abbiamo visto a Vicoforte, al laboratorio, al forno. Un pane d'altri tempi, saporito, delizioso, cotto ancora in forno a legna, ma non soltanto, perché Agriforno Rosso Gentile sono anche tante leccornie, a partire dalle pizze, le focacce, i biscotti, i dolci, insomma, un'infinità di prodotti della tradizione, del territorio, sani, buoni e soprattutto genuini e molto molto gustosi. Insomma, se passate da queste parti, fermatevi a Vicoforte, tra l'altro una realtà veramente bellissima con il suo santuario, tante cose belle da vedere, ma anche tante cose buone da mangiare. E l'Agriforno Rosso Gentile sarà sicuramente un punto di riferimento. Il viaggio alla ricerca delle eccellenze dei territori qui da Vicoforte finisce qui, ma prosegue, ci sono ancora
tante meraviglie, tutte da scoprire. Quindi continuate a seguire Davide Gervino su tutti quanti i social e ricordatevi che su queste pagine troverete solo le migliori eccellenze dei territori. Se non sono su queste pagine, o non le abbiamo ancora incontrate o non sono eccellenze. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, il nostro viaggio continua.